Allora, Simona e Buti, quanto è mancato, cosa è mancato per andare almeno al tie break a Cuneo? È mancato poco perché alla fine la partita è stata determinata da qualche episodio che purtroppo è stato a nostro sfavore. Ricordo una palla nel secondo set, poi qualche episodio nell'ultimo, però insomma alla fine la cosa positiva che è uscita da Cuneo, nonostante la sconfitta, è il fatto che noi possiamo, la convinzione che possiamo giocarcela un po' con tutti. L'abbiamo dimostrato in questo inizio stagione, quindi quello deve essere una cosa, come detto, nonostante la sconfitta, una cosa che ci deve far riflettere. Quindi dobbiamo sempre mettere in campo quell'atteggiamento giusto per poter giocarcela con tutti. Per la prima volta uscita dal campo senza punti, però ancora una volta con i complimenti degli avversari. Cosa vuol dire questo? Beh, purtroppo i complimenti in classifica non contano, però insomma ce la siamo giocata e quindi quando si esce dal campo a testa alta perché si è dato tutto quello che c'era per poter portare a casa il risultato, c'è poco da recriminarsi, quindi va bene. Le cronache parlano di un'ottima prestazione della squadra nel suo complesso, ma anche e soprattutto dei centrali. Sì, la squadra, l'importante è la squadra. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, siamo molto amalgamati, un gruppo coeso, penso, quindi è quello sicuramente un nostro punto di forza che abbiamo visto anche in queste prime giornate di campionato e dobbiamo sicuramente continuare su questa strada. Dall'alto della tua esperienza, dove può arrivare questa Tonno Calvi? Ma questa Tonno Calvi non so dove possa arrivare, però io penso che questa è una squadra un po' una mina vagante, può sicuramente fare delle ottime prestazioni come è successo contro la prima contro Trento e quando vai a Trento e vinci non è fortuna, vuol dire che c'è qualcosa e quindi io spero che lavorando tutti insieme con il giusto atteggiamento e la giusta grinta possano arrivare altri risultati così per spingersi più in alto possibile. Adesso tutti a Piacenza a caccia di una nuova impresa. Sì, Piacenza è un altro campo difficile, una squadra allestita per vincere lo scudetto, quindi sarà un'altra battaglia all'ultimo sangue. Sicuramente dovremo entrare in campo con quell'atteggiamento che ci ha contraddistinto nelle ultime tre partite e giocarci ogni pallone. Grazie.